Io sono andato a Roma perché Roma rappresentava un luogo culturalmente più avanzato in Italia e c'erano molti artisti, molte gallerie e anche la vita era più decisamente più interessante. Tra l'altro mi interessava anche molto l'ambiente del cinema con i registi che mi interessavano particolarmente, da Fellini a Carmelo Bene e poi artisti come Gino De Dominicis, con quale ebbi un sodalizio lungo e interessante. Questo amico adesso non c'è più e lo ricordo con nostalgia, tanto per ricordare il titolo di questa mostra che andiamo a esporre nell'isola di Ischia. L'infanzia nell'isola di Ischia e quindi questo ritorno a questa isola per questa mostra mi affascina molto. Nel tempo un artista che mi ha molto interessato è stato Böcklin, che ha dipinto una celebre opera che si chiama L'isola dei morti e che io nel mio immaginario ho fatto coincidere con il castello aragonese che è qui dell'isola di Ischia, che potrebbe essere un equivalente. Guardo il castello, non vedo gli altri cipressi alti dell'isola di Böcklin, ma per il resto il nucleo roccioso, cioè strapiombo sul mare. In realtà l'isola dei morti di Böcklin è una specie di collage, diciamo così, ante litteram, in cui Böcklin mette insieme elementi di diversi luoghi, diciamo, per cui l'isola potrebbe essere questa isola o questo castello, o il mare potrebbe essere un lago svizzero, i cipressi sono i cipressi toscani. In realtà lui sposò una signorina, una ragazza napoletana e non è improbabile che lui abbia visitato queste coste suggestive e di una bellezza straordinaria. La torre è famosa, si chiama anche Torre di Michelangelo. La tradizione dice che in questa torre abitò Michelangelo
che da lì in questa torre guardava il castello di fronte, dove con qualche probabilità c'era Vittoria Colonna, e che era appunto un amore ideale del grande artista fiorentino. Io trovo sempre molto difficoltà a esporre in ambienti storici, perché l'arte moderna ha bisogno di luoghi e di spazi decisamente astratti o geometrici perché l'opera sia visibile. Un luogo storico ha già una tale condensazione di pathos, di materia, che è molto difficile per un artista esporre. Comunque è necessario avere la capacità di insistere e anche la volontà e il desiderio di esporre comunque in questi luoghi di grande fascino, ma così lontani da noi. Rispetto a quello che è una mia dichiarazione ufficiale e in qualche modo anche un paradossale slogan, che è quello che dico che l'artista è il mio nemico più intimo, l'unica eccezione è Vettore Pisani, grande artista ma mio grande amico e intimo. Un rapporto che nasce in maniera direi quasi leggendaria. Io vedo nell'inizio del 70 la mostra di Vettore Pisani alla Galleria La Salita, Galleria degli Verani, di questo giovane che io non avevo mai incontrato in vita mia, dove lui presentava La Vena di Cioccolato, Il Peso, tutta una serie di opere che già spostavano l'asse della ricerca di quegli anni, e fui chiamato come giovanissimo critico nella commissione del mitico premio Pino Pascale. Insomma, riuscii ad imporre alla commissione, in cui c'era anche Menna, Calvesi, La Vergine, il premio a Vettore Pisani a fiducia, nel senso che io avevo visto la mostra, mi era molto piaciuta, l'avevo trovata una mostra assolutamente innovativa. Ho telefonato a Vettore Pisani, ci siamo detti come eravamo vestiti tutti e due, come un ragazzo e una ragazza che magari oggi possono darsi un appuntamento dopo che hanno parlato per mesi o per qualche notte su internet. Ci siamo detti come eravamo vestiti, ci siamo incontrati e conosciuti, e da allora non ci siamo più lasciati. È nato un rapporto intenso, direi senza offesa per Mimma, un matrimonio morganatico, che si è sviluppato immediatamente. Amore mio a Montepulciano, Vitalità Negativa Arte Italiana dal 60 al 70, poi la Biennale di Parigi, contemporanea, e direi il mio libro su Duchamp, frutto di intesa, di dialogo con Vettore e anche con Mimma. Avevo già pubblicato anche Il Territorio Magico, con la copertina con la palla che rimbalza in De Domenici, la Biennale di Parigi con la copertina a colori dello Scorrevole, con Mimma di Sagna allo Scorrevole. Era chiaro che con Vettore e con Gino, ma specialmente con la radicalità delicata di Vettore, c'era un passaggio epocale. Dopo gli intensi anni dell'arte povera, che puntava sull'associazione di materiali naturali elementari, ecco che si puntava su una elaborazione, su una analisi di materiali secondi, culturali. E nacque questo triangolo che sosteneva lunghe nottate di discussioni, e con Vettore, che era non solo diciamo la mano armata a livello iconografico, ma era anche un complice teorico, con la capacità di elaborare, di stimolare, di dibattere. Le citazioni, ecco, Vettore lavorava già sulla citazione di materiali secondi della storia dell'arte,
elaborazione, ma anche assumendo contenuti duri, allora pericolosi. Ricordo ancora lo scandalo quando Vettel espose sua sorella Luciana allo scorrevole. E quindi il tema dell'incesto Vettel lo rappresentò partendo da Duchamp e la sorella, che veniva trasfigurata, sublimata nelle alchimie formali, nelle sigle esoteriche di Duchamp. Nel caso di Vettel la sorella fu presentata, messa a nudo, è il caso di dire, allo scorrevole, e l'incesto presentate non metaforicamente ma metonimicamente. Dunque le tematiche corporali dell'opera di Vettel Pisani hanno assunto varie vesti, passando dalla body art fino ad arrivare a quella attuale, dove le figure non sono più quelle familiari, dove oltre all'incesto sono assunte tematiche anche più violente, più disperate, ma elaborate attraverso la ripresa del collage, il digitale, la fotografia, il disegno, la pittura, l'installazione, e l'installazione anche delle isole di Vettel Pisani, che riprendono anche il Blue Line, sono anche l'assunzione del tema dell'identità, del genus loci, tematiche legate al nomadismo che hanno accompagnato e sostenuto il mio lavoro teorico. La nostra memoria oscilla fra la memoria e l'oblio, e credo che l'oblio sia una salvezza, perché ci sottrae appunto alla nostalgia, che è uno stato di malessere, diciamo così. La psicanalisi ha molto insistito sul complesso di Edipo, ma io credo che ci sia un complesso ancora più vero e interessante, che è il complesso di Orfeo. In realtà Orfeo soffriva di nostalgia, ritorna nel passato alla ricerca di quello che era stato il suo amore, e appunto fece questo viaggio nell'aldilà alla ricerca di Euridice. Il mito narra che fu detto a Orfeo di non voltarsi indietro a vedere Euridice prima del tempo, ma Orfeo, preso dal suo amore, dai ricordi e dalla nostalgia, si voltò e vide non Euridice, la Euridice che lui aveva conosciuto e che aveva amato, ma il cadavere di Euridice. Tutto il nostro passato precipita in un al di là e si deforma, si decompone, producendo larve e fantasmi. Quindi il ritorno è sempre da evitare. L'uomo per vivere deve continuamente proiettarsi nel futuro. Il ritorno indietro in realtà è un rischio, e come tale va interpretato. Ritornare in un luogo come quello dell'isola d'Ischia produce appunto una realtà che è del tutto deformata. Se penso al saccheggio edilizio, al consumismo, alla sovrappopolazione, che ne fa una periferia di Napoli, avendo distrutto quello che era
la solitudine di questa isola, e producendo una realtà che, per bella che sia, non è più quella dei miei ricordi. E la delusione, anche la speranza delusa di ritrovare i luoghi e le immagini della mia infanzia distrutti. Per esempio, la casa dove io ho abitato è stata demolita e adesso lì c'è un edificio dove vendono materiali da costruzioni e altre cose. Il rapporto con Pisani è stato un rapporto di forte sostegno, di sodalizio, di grande intesa, anche a distanza. Ma poi esistono dei rapporti, in questo caso tra me e Vetro, tra critico e artista, che travalica il ruolo e nasce da una sorta di pregiudizio favorevole, iniziale, complice l'iconografia della prima mostra di Vetro, la Venere di cioccolato. Il rapporto tra me e Vetro è un rapporto intenso, sostenuto dalla impersonalità caratteriale di Vetro e dal mio atteggiamento di incursore, di sfondatore, ma anche comunque però dalla paziente accoglienza che Vetro ha sempre dedicato alla mia vita, al mio comportamento, al mio stile. Ecco, io direi che Vetro, con il suo pudore, con la sua lateralità, è stato uno specchio amplificatore stimolante del mio protagonismo critico, in quanto ha capito la valenza morale che c'era dietro questo spostamento della figura del critico in una posizione complementare a quella dell'artista. Il rapporto alla pari tra artista e critico credo che nasca, se posso dare una testimonianza almeno biografica, dal rapporto in ordine alfabetico Bonitoliva Pisani, Achille Bonitoliva e Vetro Pisani, dove l'integrità culturale, la specificità professionale si accompagnava anche alla solidarietà umana, al senso, appunto, ripeto, del gioco, il senso del comico, di cui il lavoro di Vetro è assolutamente pregno, la butata, il moto di spirito. Con Vetro mi lega anche un atteggiamento che potrei definire letterario verso l'arte. Letterario in quanto Vetro realizza un'opera che è impregnata di riferimenti alchemici, esoterici, letterari, iconografici e anche da un senso di apertura verso le altre arti. Dalla performance alla presenza poetica di Mimma Pisani in tutta diciamo, anche l'avventura creativa di Vetro dall'inizio ad oggi. Thank you.
E direi che questo costituisce un altro triangolo, io, Vettor e Mimma. Un triangolo che però viveva momenti separati, Vettor e Mimma, io e Vettor, ma dove era forte la presenza culturale di Mimma. Vettor ha sempre lasciato spazio alla cultura, ha dato spazio agli altri, ha avuto attenzione. Vettor è uno simbolo vivente, è una persona sensibile, emotiva, ma nello stesso tempo che potrebbe parlare di sé in terza persona. Ha sviluppato e ha creato un'arte, un linguaggio che ormai ha lasciato tracce, scie luminose nella storia dell'arte, su cui si sono accodati e si stanno accodando tanti giovani a livello internazionale, elaborando una macchina linguistica come lo scorrevole, che è una macchina formalmente nello spazio, ma è una macchina del tempo. Una macchina che blocca il tempo e lo fa scorrere in maniera bidimensionale, senza profondità. E Vettor è quello che ha la forte coscienza della soglia del linguaggio e sa che arte e vita hanno come una forte attrazione, ma poi esiste una soglia invalicabile. In questo intervallo, in questo enclave, in questo non luogo, noi troviamo Vettor Pisani, capace di difendere la vita a forza di arte.